posso dire che è diventato impossibile dire una roba positiva o negativa di un evento o di un gioco quando siamo sotto eventi importanti? Tanto alla fine è tutto il contrario di tutto. Tutti i commenti sono volti a mantenere quelli che sono i nostri bias nei confronti di alcune software house e dall'altra parte tentativi di tenere in alto il livello di numero di attenzione, esattamente come sto facendo io in questo video, dicendo che sono incazzato con qualcosa che si fa tutto schifo, quando in verità voglio dire qualcosa di positivo verso un prodotto, ma vengo ostracizzato costantemente dalla stampa organizzata o da chi non riesce a godersi una fava. Ciao ragazzi, sono Zerganti, siamo benvenuti in questo nuovo video. C'è un po' di sfogo, ma non è uno sfogo che nasce dal nulla, è uno sfogo che prende una rincorsa ormai da tanto tempo, dai discorsi che si fanno ogni volta quando c'è una conferenza, che sia il mercatino delle pulci di zio Peppino giù sotto casa, che sia il vecchio E3, che sia il Game of the Year, che sia il Summer Fest, c'è sempre quel 50-50 di... Oh dai, mi piace un sacco questa cosa, che bello! E poi l'esercito del... È una conferenza di merda, è uno schifo, ma io non voglio lo show, noi vogliamo i trailer, ma non c'è il gameplay, e yada yada yada. Che sia chiaro, alcune volte è vero ed è evidente e ci sono grosse lacune, ma non è neanche possibile che ogni cosa che noi guardiamo faccia schifo. Esempio Ubisoft ieri sera. Ora, Dio mi è testimone di quanto io dica da anni nelle mie live, nel mio quotidiano, quanto nella mia vita lavorativa, anche precedente a questa, quanto io sia avverso verso quello che è diventato Ubisoft, quanto io sia avverso, uso un termine, contro quello che è stato Assassin's Creed, quanto abbia ogni volta l'orticaria mi venga da grattarmi quando vedo della roba che è chiaramente accomodante verso determinate community e che è tutto more of the same. Beh, ieri la conferenza Ubisoft, tranne ovviamente alcune cose che non ho trovato troppo eccezionali, alcuni problemi di comunicazione di titoli che ne valevano in verità tantissimo la pena promuovere in maniera più pesante, che non sono stati fatti, ci hanno sbattuto in avanti Star Wars Outlaws e dall'altra parte un ulteriore gameplay di Assassin's Creed. Ho fatto un video, questo qui, dove vi parlo della mia reazione genuina di uno che si è preso bene a vedere Star Wars Outlaws, dopo che non si era preso bene per i lavori di Star Wars fatti precedentemente dal team di Electronic Arts, che non si era preso bene in nient'altro tranne i vecchi Rebel Assault e, vabbè, Knight of the Old Republic e poche altre cose. Di fronte a quel titolo io mi sono reso conto che era un ambiente che mi piaceva, era stata una conduzione con un gameplay raccontato con tante feature anche molto ben mirate per fare frecciatine a Bethesda che mi hanno divertito e che mi hanno dato speranza. Non mi hanno detto lo compro a scatola chiusa al day one, to prendi la mia Revolut e via. No, mi hanno detto mi danno speranza. Mi piace vedere questo mondo, mi piace vedere come hanno organizzato Tatooine e gli altri pianeti, dalla luna boscosa al pianeta di Nevato, il fatto delle varie fazioni, la scelta di finire le quest in un modo rispetto all'altro, la rappresentazione artistica dello spazio e in alcuni altri ambiti ci sono state delle persone che hanno detto la stessa cosa, ma nella maggior parte dei casi è stato una distruzione totale e una critica onnicomprensiva a qualunque sillaba. Ma una merda, ma è Ubisoft, ma questo è chiaramente uno schifo, tanto quando esce non sarà così, però le spade laser dove sono, però la community LGBTQYZ e tutto quello che più ne metta, io volevo il personaggio maschio, creando di fatto un loop e un thread che funziona, perché quello è il problema, a tanti video di questo tipo, la solita Ubisoft, che per l'amor di Dio, anche io sono spesso di quella direzione, se devo parlare di Skull and Bones, cazzo se ti dico, mamma mia che occasione sprecata, Ubisoft poteva non farlo anche uscire per quanto mi riguarda, anch'io sono pungente su alcune situazioni, ma cazzo ci sono alcune, quando c'è qualcosa che può sorprenderci, diciamo che ci ha sorpreso. Non continuiamo sulla falsa riga del clickbait e del tentativo di rincorrere un qualcosa perché quello che fa schifo tira di più, come probabilmente ho fatto in questo video. Questa è una roba che mi manda ai pazzi. Poi può non piacerti. Poi può essere un qualcosa che è totalmente il tuo fuori target.
ma non è neanche possibile andare avanti così. Assassin's Creed. Ora, togliamo un attimo dalla questione l'annuncio di Le Sabbie del Tempo del 2026. Togliamo Rogue, The Rogue Prince of Persia, che per me non mi fa impazzire. Togliamo Skull & Bones, assolutamente. Ok, andiamo su Assassin's Creed. Va benissimo. Hanno fatto vedere i gameplay dei due approcci. Va bene? Due approcci con, da una parte, quello che la gente ha richiesto e voleva da tanto tempo, ovvero voleva uno stealth. Certo, ci sono i problemi di A, sembravano ci fossero problemi di A, sembrava ci fosse, come al solito, anche un pochettino di problematiche per quello che era questo primo gameplay ufficiale della Shinobi riguardo ad alcuni lati tecnici, il combattimento di Yosuke che sembrava molto legnoso, però dal punto di vista di stealth vi hanno messo quello che chiedevano tanti da tanto tempo. Un sistema che finalmente uccidesse le persone con l'assassinio e non dovesse tornare in base al livello. Una varietà di approcci. Addirittura in alcune situazioni sembrava un po' Tenchu. E io lì ce l'avevo a barzotto perché era Tenchu. Addirittura la parte sotto il laghetto con la cannuccia, una roba che mi ha fatto molto ridere. E l'unica cosa che leggo in giro è una merda. Quando ci sono dei punti, secondo me, positivi che si possono vedere. Poi vi posso dire anche io che Yosuke non mi ha convinto fino al 100%, che l'approccio del combattimento violento era effettivamente figo, ma se uno segue quello che è lo spirito forse di Assassin's Creed e quello che è... togliete il gusto personale, perché a livello di gusto personale giocherei con Yosuke tutta la vita, preferisco Samurai a Shinobi, ma da quello che ho visto nel gameplay mi sembrava veramente fosse una celebrazione di quello che in tantissimi chiedevano. Ma perché non leggo da nessuna parte questa roba qua? Poi magari non l'ho letta io, sia chiaro, ma nelle 12 ore successive a quello che è stato, anche confrontandomi con amici e colleghi, mi sono reso conto che stiamo veramente sguazzando in tre con il lumino dicendo vabbè dai, però questa roba è carina, mentre c'è gente che ci sta sbadilando, tipo Gilet Gialli in Francia, letame in faccia. Non fa bene all'industria del videogioco, non fa bene secondo me alla critica del videogioco. Poi c'è differenza tra essere giocatore puro, non addetto ai lavori, che probabilmente ha anche dei momenti in cui non prende e non coglie la critica al 100% e rischia di andare sul fanboismo. Sono d'accordo, io comunque l'ho sempre detto, quando c'è una cosa che mi entusiasma tendo a essere overentusiasta su una roba, ma non dirò mai comprate al day one Star Wars Outlaws o Assassin's Creed Shadows, specialmente visti i costi a noi pubblico. Dico solo che se c'è qualcosa che mi piace e che la trovo positiva, mi sembra onestamente corretto per quello che è la mia persona, ma soprattutto per la community che mi segue, dire che queste cose a me personalmente mi sono piaciute. Poi se mi volete reputare uno sfigato perché sono in hype e sono scemo perché mi faccio abbindolare dai poteri forti, ricordiamoci che sono videogiochi e che l'unico sistema che abbiamo, tranne provare chiavi in mano, è la rappresentazione visiva e tecnica di un gameplay o di una messa scena in CGI di quello che ci vogliono proporre loro. Quindi non capisco sinceramente perché si debba solo andare al ribasso col calma. Lo capisco, ma mi ha anche un po' rotto le palle.